A Monte San Giacomo, la festa dedicata a Maria Santissima di Loreto intreccia il rito religioso ad elementi di puro folklore, creando uno spettacolo a cielo aperto di condivisione e divertimento. Il fascino della festa è che il comitato non è da solo, ma tutta la comunità partecipa nel preparare il cibo da condividere e offrire ai visitatori che, venendo anche da fuori paese, raggiungono la parte alta del centro storico per rendere omaggio alla Madonna. Si tiene ormai da diversi anni ed è tornata sabato scorso dopo lo stop a causa della pandemia, una festa religiosa popolare che vede il paese riunito intorno a buon cibo, canti, balli e giochi. Ha origini lontane, ma negli anni si era affievolita, così un gruppo di ragazzi si è costituito in comitato e l'ha ripresa, svecchiandola ma rimanendo fedele allo spirito originario di una tradizione legata alla gioia del dono in onore di Maria Santissima di Loreto, le cui celebrazioni a Monte San Giacomo coincidono con la ricorrenza della Natività di Maria. Riallacciandosi alla consuetudine di un'anziana concittadina che in occasione della festa era solita offrire panini con melanzane ai fedeli in visita alla cappella, è nata l'idea di riprendere l'iniziativa. Anche quest'anno l'evento è stato un successo per la quantità e la qualità di cibo offerto, per l'organizzazione impeccabile, grazie all'impegno profuso dal comitato e per le tantissime persone che vi hanno preso parte, rivitalizzando per una sera una parte del paese di solito poco frequentata. Dopo 2 anni di stop, nessuno si aspettava che i festeggiamenti sarebbero riusciti così, sempre con qualcosa in più rispetto all'anno precedente, con tanta partecipazione, commentano soddisfatti dal comitato ringraziando tutti. E quest'anno c'è stata una piacevole novità, il nuovo parroco, Don Vincenzo Gallo. Per lui, arrivato nella sua nuova parrocchia ufficialmente il 1 settembre scorso, è stata la prima festa in cui è stato coinvolto. Si è lasciato subito travolgere dall'entusiasmo dei ragazzi e con tutta la comunità ha partecipato agli elementi essenziali dell'evento, alla gioia del dono e della condivisione.